della ABC Management. Parlo con la signorina Vitera? Sì, sono io. Sono Frank Argento, il produttore. Ci siamo conosciuti 2 mesi fa al suo provino, si ricorda? Certo, come no? Mi dica. Beh, dopo averla rivista nel filmato e dopo che ci ha suscitato grandi emozioni, vorrei poterla incontrare per un colloquio. Sì, va bene, mi dica quando. Che ne dice verso le 16:30 nel mio ufficio? Ok, va bene, d'accordo. Arrivederci. Avanti. Signor Argento, è arrivata la signorina Vitera. Ah sì, prego, la faccia passare. Signorina Vitera, prego, si accomodi. Grazie. Signorina Vitera, che piacere. Si accomodi, prego. Parliamo un po'. Che ne dice di parlare davanti a un caffè? Sì, grazie. Katia, ci faccia portare 2 caffè. Uno corretto, grazie. Allora, ho visto il suo provino. Sono rimasto veramente impressionato. Dice davvero? Avanti! Buongiorno, dottor. No, buongiorno, signorina. Questa è per la signorina e questa è per il dottore. Guarda che bravo, bello simpaticone mio. Vai! Grazie. Mo posso smettere pure la lavora. Non mi basta mai niente a questi. Ho notato il suo talento e soprattutto la sua determinazione. Lei non ha idea di quante ragazze sarebbero disposte a qualsiasi cosa pur di avere successo. Beh, io veramente volevo solo un'opportunità per dimostrare il mio talento. Il talento non basta. Bisogna avere le conoscenze giuste per queste cose. E io potrei aiutarti. E che cosa vorrebbe in cambio? Beh, non mi sembra il luogo adatto per parlarne questo. Conosco un ristorantino dove fanno un ottimo pesce. Ti piace il pesce? Guarda questa, non sa ballare, non sa cantare, non sa recitare, eppure va in televisione. Ma che ci avrà più di te? Beh, forse le conoscenze giuste. Mi ricordo che ai tempi miei non c'erano tutte queste trasmissioni, c'era il cinema. E che cinema! Grandi registi italiani, non come quelli di oggi. Mi ricordo quando ho partecipato a Miss Italia, avevo solo 19 anni, giravano certi marpioni nei camerini, c'era un produttore, un grande produttore, che aveva perso la testa per me e mi aveva anche invitato a cena, ma io quell'invito a cena non l'ho mai accettato. Chissà se lo avessi accettato quell'invito, la mia vita sarebbe cambiata. Mamma? Sì? Ti ricordi quel provino che ho fatto 2 mesi fa? Sì! Il produttore ieri mi ha chiamato per un colloquio. Amore mio, ma è una notizia bellissima, non mi dici niente. Già, bellissima, mi ha invitato a cena. Spero che tu abbia accettato, no? Mamma, ma quello è un porco! Si vedeva benissimo che voleva portarmi a letto. Senti, stai di fronte a una grande opportunità. Non lasciartela sfuggire. Passerai tutta la vita a pentirtene, come ho fatto io. Pronto, signor Argento? Sono Federica. Si ricorda di me? Mamma, come stai? Ma che cosa è successo? Niente, amore, è stato solo un capogiro. Mi ha fatto prendere uno spavento. Lo so, tesoro. Sai, quel ruolo che volevo fare tanto, non lo faccio più. Il produttore?
ha avuto quel che si meritava. Mi dispiace di averti dato cattivi consigli. Prometto che da oggi in poi cambierò. E allora, come prima cosa, andrò a buttare tutte quelle bottiglie. Ora mamma sta seguendo una terapia per disintossicarsi dall'alcol. Le cose tra noi vanno decisamente meglio. Quanto a me, io continuo a seguire il mio sogno, che è quello di recitare. Il successo, la fama, se arriveranno, tanto meglio. Le cose che contano davvero sono altre. Cup I ask silently, all my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul, and so it goes. Or I'll have to go. Owning me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Ciao, io mi chiamo Edoardo e so fare tutto. E se dico che so fare tutto. Quindi so cantare, ballare e recitare. Cantare. O sole mio, sei in fronte a me. Primo, già sono da paura. Poi ballare, ballare so fare anche dei versi techno a pop. Così. E poi anche altri pezzi che mi sono inventato io li faccio vedere. E poi soprattutto recitare. Essere o non essere. Questo è il problema. O non è questo il problema. Va bene, grazie. Grazie. Sì, mi sai che stavo dicendo così? Sì, allora, grazie. Essere... Grazie. Avanti un altro. Grazie. Sì, avanti un altro.